Il contratto è stato risolto nella scorsa primavera, ma la notizia ha iniziato a trapelare solo all'inizio dell'estate, dopo la prima rottura avvenuta a maggio nell'attraversamento veicolare di Via Dalmazia. In quel caso intervenne la ditta esecutrice dei lavori a sostituire le mattonelle della nuova pavimentazione del corso a Lanciano. Con la recente rottura in Via Luigi De Crecchio, invece, anche i critici più attenti hanno notato che ad eseguire la riparazione sono stati gli operai comunali, con la supervisione dell'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, che spiega le motivazioni dell'intervento. Beh, intanto perché si tratta del salotto buono della nostra città e poi perché non potevamo lasciare quella mattonella su Via De Crecchio Rotti, in quanto si rischiava di far saltare anche le altre mattonelle che insistevano immediatamente dopo quella rotta. Siamo intervenuti noi perché da quando, ad agosto scorso, abbiamo dovuto bloccare i lavori nella parte a valle del corso, il comune in questo momento non ha rapporti diretti con la ditta esecutrice di questi lavori. Restano ancora da realizzare i lavori di raccordo in asfalto tra il Viale delle Rose e la parte alta del Corso Presentoso, ribattezzato così per via del disegno che si ispira al tradizionale gioiello abruzzese. Anche qui interverrà il Comune. Sì, nelle prossime settimane ci faremo carico anche di questo ulteriore intervento, quindi nelle prossime settimane vediamo tra fine settembre, inizio ottobre, faremo anche i lavori di raccordo nella zona dei viali e su Via Dalmazia e Via De Crecchio, quindi rimetteremo in sicurezza anche le vie di uscita e di ingresso da e per il Corso Trento e Trieste. La risoluzione del contratto con Edilizia Strade SRL di Campobasso è avvenuta dopo una proroga di 3 mesi, in attesa degli sviluppi sulla messa in sicurezza della parte finale del corso, a seguito del cedimento improvviso di una parte del terreno sotto i negozi. I tempi lunghi di monitoraggio con il sistema di sensori e degli interventi che eventualmente ne conseguiranno hanno quindi consentito, secondo normativa vigente, l'interruzione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e la ditta molisana. Resta tuttavia la sensazione di fragilità della nuova pavimentazione in corrispondenza delle intersezioni con le strade trafficate da mezzi pesanti. Il grass messo in opera, conclude il vice sindaco, rispondendo alle perplessità sollevate, è certificato per sopportare il peso del traffico. Ci sono i certificati che lo attestano. Naturalmente questo non significa che non possano succedere di questi fatti, di questi eventi di rottura delle mattonelle. Dovremo capire i veri motivi e naturalmente dovremo anche, una volta capite le motivazioni, dovremo anche però porre rimedio e quindi intervenire per fare in modo che questa situazione venga risolta in maniera definitiva.